Ragazzi, siccome oggi li ho eseguiti, ho avuto modo di provare il vero dolore e li avevo già fatti in passato, voglio parlarvi degli squat bulgari. Attenzione ragazzi, sono squat, non cambia niente in realtà la nomenclatura, però si chiamano in inglese Bulgarian Split Squats. Sono squat separati, divisi, però sono squat, non sono degli affondi. La gamba dietro è attiva, è in appoggio, esegue un movimento simile a una leg extension, ok? Allora, di cosa vi voglio parlare nello specifico? Di una tecnica di intensità che ho preso, come sempre, dal mito, dalla leggenda John Meadows, che è il drop set della morte. Il drop set della morte penso sia la tecnica di intensità più dura che io almeno abbia mai provato e che esista in giro, ok? Con un senso. Vi spiego prima in cosa consiste, poi andatevelo a cercare su YouTube, basta che scriviate Bulgarian Split Squats Drop Set of Death, squat bulgaro, il drop set della morte, appunto, su John Meadows. E consiste nel eseguire per gamba 8 ripetizioni con un peso da 9-10, quindi al massimo possiamo ottenere 1-2 ripetizioni in canna, rimanere con quel peso lì in stretch per 8 secondi, calare il peso di un 20-25%, eseguire di nuovo 8 ripetizioni, rimanere di nuovo 8 secondi in stretch per 4 volte. Finite le 4 volte si riposa, ma c'è l'altra gamba. Anche nell'ultimo giro di 8 ripetizioni si rimane in stretch 8 secondi. Perché è una tecnica di intensità che funziona assolutamente, vi ritrovate con le gambe pompatissime, carichissime, e dopo fare il resto delle cose anche difficili sarà una cavolata, perché è una cosa durissima, brucia tantissimo. Perché? Innanzitutto consiste in un drop set vicino al cedimento, dopo ci si arriva, ragazzi, se si inizia a parzializzare un po' la ripetizione non è un problema, soprattutto le prime volte. Essendo un drop set, ormai abbiamo appurato che i drop set, allungando i set, quindi le serie, permettono di accumulare più volume su un determinato gruppo muscolare. In più, all'interno di questo drop set vi è anche una parte di stretch, il quale sappiamo essere molto utile per l'ipertrofia. È vero che è uno stretch in isometria, cioè non c'è nessun movimento, però assolutamente vi assicuro che vi permette di arrivare più facilmente al cedimento con le altre ripetizioni calando il peso. Vi assicuro ragazzi che è durissima, ma è una figata. Quando consiglio di farla? A fine allenamento, perché altrimenti non riuscite più a fare nulla, o comunque dovete usare dei carichi infimi, e non più di una volta a settimana, ma anche una volta ogni 2 o 3 settimane, ok? Perché è veramente dura, e a livello mentale neanche troppo di fatica, perché non sono squat molto pesanti, a livello mentale vi brucia e finite col non farla tutte le settimane, e quindi è meglio farla quando serve. Questo è quanto sul come programmarla. Detto questo, spero di essere stato utile, guardatevelo su YouTube e ci vediamo alla prossima.